Antonio Paglierulo, assessore alla Comunità Montana, si è occupato con grande entusiasmo del progetto Distretti del Commercio che è arrivato al momento delle firme con tutti i partner, un'opera di grande condivisione. Un'opera di grande condivisione e devo ovviamente ringraziare tutti quanti i sindaci e gli amministratori del territorio, senza i quali non avremmo sicuramente raggiunto questo obiettivo. Un obiettivo, diciamo, che è scaturito proprio dalla convinzione di tutti gli amministratori, di tutti i sindaci del territorio, di far diventare ente capofila di questo progetto del distretto del commercio proprio la comunità montana Vallo di Diano. La prima comunità montana, l'unica forse comunità montana in Regione Campania che rende capofila appunto di un distretto. Qualcosa effettivamente di eccezionale e non voglio ripetermi, ma il tutto dovuto veramente alla condivisione dell'idea e della visione comune della crescita appunto del Vallo di Diana. E questo proprio grazie a loro, grazie agli amministratori che ci hanno dato fiducia, hanno dato mandato a questa comunità montana di portare avanti il progetto. Prova ne è stata anche la reazione delle forze produttive e culturali che hanno aderito in maniera convinta alla progettualità. Sì, abbiamo oltre 30 adesioni di associazioni sia a livello nazionale sia a livello locale. Oggi è stata la prima giornata della raccolta delle firme e quindi degli atti che permetteranno fra qualche giorno alla comunità montana di andare in consiglio e di approvare tutta quanta la documentazione che poi verrà spedita e quindi inoltrata alla Regione Campania affinché si possa valutare la nostra proposta e quindi avere il decreto appunto per quanto riguarda la creazione del distretto Aree Interne Vallo di Diano. Siamo dunque in un punto molto avanzato. Nel momento in cui la Regione darà l'ok, quali saranno le opportunità che si configureranno per il territorio? Allora, prima di tutto è quello di stare insieme, studiare una crescita commerciale, artigianale del Vallo di Diano. Noi abbiamo una serie di assi importanti che ovviamente stanno nel Vallo di Diano, l'asse a fianco, diciamo che sull'asse che parte da Polla arrivare fino a Montesano per quanto riguarda la parte legata all'autostrada. Abbiamo l'altro asse, quello della 426, ma sostanzialmente verranno interessati tutti i comuni, anche quelli interni, Casalbuono, Monte San Giacomo, nel senso che le idee dovranno essere ovviamente di apertura e di crescita per tutti, ognuno per le proprie peculiarità. Stiamo anche affrontando tutto ciò che riguarderà l'assetto anche di quanto riguarda le tipicità, per quanto riguarda appunto il commercio e l'artigianato di ogni singolo comune del Vallo di Diano e tutto questo legato anche alla strategia delle aree interne, perché altro obiettivo che ci siamo dati è quello di camminare uguale alla gestione delle aree interne, quindi vogliamo arrivare utilizzando i due strumenti agli stessi obiettivi, cioè quello che i cittadini del Vallo di Diano possono, diciamo, approfittare di queste nuove, sì, di questa sinergia territoriale per la crescita e appunto per far diventare questo territorio sempre più forte.